Buonasera a tutti, questa sera riprendiamo le nostre dirette e questa sera tra i tanti argomenti che avremo intenzione di trattare, trattiamo uno di cui siamo, come dire, particolarmente a cuore, che è quello del golpe borghese. E anche perché in questo arco temporale siamo ai primi di gennaio, il golpe borghese avviene appunto nel dicembre del 1970, quindi, come dire, anche a livello temporale, nell'attuale troviamo il passato di questa vicenda. Parliamo ovviamente di una vicenda che ha coinvolto parecchi attori sulla scena, attori diversi, che interagiscono ovviamente con la figura centrale del principe nero, anche qua in maniera differente a diversi gradi. Ovviamente questa sera non solo andremo a fare un po' una cronaca e una cronologia degli accadimenti e di tutti appunto e alla narrazione di tutti gli attori che sono sul palcoscenico, ma andremo anche a vedere alcune, come dire, implicazioni che si porta dietro il golpe borghese, a partire dai finanziamenti, ovviamente, come tutti i tentativi di colpo di Stato o colpi di Stato che avvengono nel mondo, ci sono dei finanziatori, questo avviene, i soldi sono sempre il motore di queste azioni, e poi andremo anche un attimino a vedere alcuni aspetti legati ai servizi segreti internazionali, quindi che intervengono sulla vicenda del colpo di Stato borghese. Prima di incominciare ad analizzare questa pagina di storia nel dopoguerra italiano, vi ricordo che ovviamente noi siamo presenti sui canali sul nostro canale YouTube, il NIR Channel, in cui vi preghiamo ovviamente di iscrivervi e di sostenere anche la puntata di stasera mettendo il mi piace. E ovviamente siamo anche in podcast su altre piattaforme, tra le quali Spotify, Anchor e Amazon Music. Partiamo immediatamente ad analizzare quella che è appunto la scena, il luogo e il periodo in cui avviene questo tentativo di colpo di Stato. Per fare questo ci siamo, come dire, adoperati facendo alcune slide, due in particolare che, come dire, meglio chiariscono, comunque rendono più chiaro appunto gli attori che sono in campo e quello che dovevano poi in realtà fare sul campo. E analizziamo appunto a tutto tondo quello che passa alla storia come appunto il golpe borghese. Il golpe borghese è un colpo di Stato, tanto salutiamo anche gli altri due compagni che poi interverranno appunto su altri argomenti, uno è Raffa e l'altro è Massimo. Il golpe borghese o tentativo di colpo di Stato avviene nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1970, la notte è la notte dell'Assunta. Questo colpo di Stato passa anche alla storia come la notte di Tora Tora, perché era la parola in codice che appunto i seguaci di Borghese, Iunio Valerio Borghese, avevano deciso di usare per appunto identificare l'operazione che stavano mettendo in atto. E come vediamo da una prima visione di questa slide, possiamo vedere che appunto gli attori sul campo sono tanti attori e come vedremo anche le eventuali vittime che dovevano esserci in questo colpo di Stato. Ovviamente partiamo dalla figura principale, quella di Iunio Valerio Borghese, detto il principe nero, da sempre personaggio di spicco dell'estrema destra italiana ma anche internazionale. Durante la Seconda Guerra Mondiale a capo della decima Mas che a tutto tondo dopo l'8 settembre del 43 andrà a rimpolpare le fila, se non forse anche il, come dire, il reparto, come dire, dell'esercito repubblichino più importante, che è quello della decima Mas, che ovviamente si
si fregerà, insomma, di essere la, come dire, l'organizzazione all'interno della Repubblica Sociale, si distinguerà, insomma, per fare appunto i rastrellamenti antipartigiani e anche per essere anche autore di numerose fucilazioni e di eccidi appunto di partigiani. L'erede di una famiglia nobiliare romana, di Borghese. Borghese, durante ovviamente la sua vita, come dire, è la parentesi della Seconda Guerra Mondiale, che poi lo vedrà alla fine della Seconda Guerra Mondiale essere di fatto salvato, poi lo vedremo come interviene nuovamente la CIA, ma all'epoca era l'OSS, da Just J. Angleton. Di fatto gli americani, da subito, nell'immediato dopoguerra, e questo è un tema che noi da sempre battiamo, finiva la guerra contro il nazifascismo, ma ne incominciava un'altra, che era la guerra che poi ci porteremo avanti per tutto il Novecento, e nel quale loro, insomma, esponenti quali Iunio Valerio Borghese, saranno principali attori di quella che verrà definita la guerra non ortodossa contro il comunismo. Quindi un connubio di forze più disparate, dai servizi segreti italiani, appunto, poi, come vedremo, anche ai servizi segreti di paesi stranieri, principalmente Stati Uniti e Gran Bretagna, che appunto si avvalgono insomma, come braccio armato per fare, come dire, tutte queste operazioni che facevano parte della guerra non ortodossa, appunto, contro il comunismo, insomma, riterranno opportuno utilizzare le organizzazioni dell'estrema destra italiana, in primis all'Avanguardia Nazionale e il Centro Studi Ordine Nuovo, che, come vedremo poi, saranno, insomma, saranno, come dire, protagonisti, come dire, incriminati per il periodo stragista italiano, di quello che passerà alla storia come la strategia della tensione. Iunio Valerio Borghese, che, come dicevo, non solo ha questo, come dire, pedigree durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche nel dopoguerra, prima di, appunto, di arrivare al 1970, c'è tutta una storia di ingresso in quello che sarà il partito del neofascismo italiano, del Movimento Sociale, che da subito nel 1946 prenderà vita, ne uscirà nel 69 dal Movimento Sociale per fondare una forza che diventerà centrale all'interno di questo colpo di Stato, che è il Fronte Nazionale. Il Fronte Nazionale è un raggruppamento, un partito extraparlamentare, che di fatto sarebbe più giusto dire che è il partito degli ex della decima masse, ammesso che ad oggi si possa dire che la decima masse sia mai andata in pensione, in quanto interviene praticamente in una miriade di fatti nel dopoguerra italiano. E quindi ci siamo posti anche noi molto spesso la domanda se tutto sommato la decima massa sia andata in pensione finita la Seconda Guerra Mondiale, e le più volte ci siamo dati la risposta di no. E una delle dei settori di intervento lo troviamo proprio in questo colpo di Stato architettato appunto da Iunio Valerio Borghese. Ripeto, nel 69 esce dal Movimento Sociale, fonda questo partito che sarà appunto oggetto, ma insieme al Fronte Nazionale ci saranno anche altri attori sul campo per appunto effettuare questo colpo di Stato, che di fatto è più un tentativo di colpo di Stato. Ricordiamo che per lo Stato italiano, insomma, dopo i processi e i gradi di giudizio, di fatto nessuno è stato dichiarato colpevole, e quindi per lo Stato italiano a tutti gli effetti questo colpo di Stato non c'è mai stato formalmente, anche se sappiamo che il colpo di Stato in atto c'era, vedremo che verrà all'ultimo minuto, come dire, disatteso, ci sarà il dietro front da parte appunto di Valerio Borghese, ma continuiamo nella nostra analisi degli attori in campo. Oltre al Fronte Nazionale, che già era il partito della decima masse, si avvale Iunio Valerio Borghese dei suoi bracci destri, non ultimo Remo Orlandini. Remo Orlandini era un costruttore romano, tanto è vero che la sera tra il 7 e l'8 dicembre sarà proprio dal cantiere che
è nel quartiere Nomentano, nel suo ufficio, nel cantiere, nel quartiere Nomentano, che appunto verranno dirette, verrà, come dire, effettuata la regia di questo colpo di Stato. Ovviamente Remo Orlandini, come tanti altri, è uno dei tanti bracci destri di Borghese, che lo segue praticamente ininterrottamente dalla Seconda Guerra Mondiale fino appunto a tutte le sue avventure che appunto farà prima nel Movimento Sociale, poi fuori. Avremo la presenza di Sandro Saccucci, che anche lui sarà, poi diventerà un parlamentare del Movimento Sociale Italiano, che guiderà in quella fase lì invece alcuni, come dire, ex paracadutisti, tanto è vero che appunto si concentreranno nella sede romana dei paracadutisti per poi entrare in, come dire, in azione. Avremo la stessa avanguardia nazionale che non solo si riunirà nella sua sede romana, ma un folto gruppo entrerà nell'armeria del Viminale, verranno rubati 200 mitra. Ovviamente qualcuno farà entrare questi personaggi all'interno del Ministero dell'Interno, proprio a riprova anche di quello insomma, che si può pensare di queste strutture, quali Ordine Nuovo, Guardia Nazionale, che poi di fatto diventano proprio un braccio operativo quasi dei servizi segreti. L'abbiamo visto in altre, come dire, in altre situazioni, ma anche in questa in particolare ritroviamo appunto alcune peculiarità che ci portano a dire queste cose qua. Abbiamo il Corpo Forestale dello Stato, tanto è vero che spesso viene ricordato anche come il golpe dei forestali. Questo, che è appunto dalla cintura della periferia romana, dovevano intervenire appunto in città e andare alla RAI, a occupare la RAI, che era uno dei punti che appunto ci si poneva di occupare. Ovviamente c'è il Ministero dell'Interno, perché non fornisce solo i mitra, ma anche l'occupazione doveva essere stato fatto. Un altro ministero che avrebbe dovuto essere occupato era quello della difesa. Un altro personaggio che entra in gioco quella sera lì, la sera del 7-8 dicembre del 1970, non a Roma, ma delocalizzato a Milano, in particolare a Sesto San Giovanni, Amo Spiazzi. Amo Spiazzi guidava una sorta di, come dire, di plotone militare pronto a intervenire appunto a Sesto San Giovanni. All'epoca era un po', come dire, definita una sorta di Stalingrado d'Italia, era un quartiere operaio. Molto legato al Partito Comunista, quindi si aveva anche timore che potessero esserci, come dire, data la notizia del colpo di Stato, eventuali, come dire, situazioni insurrezionali all'interno delle fabbriche. Quindi come dire, promuovono il fatto che Amo Spiazzi si piazzi a Sesto San Giovanni e controlli la piazza milanese. Non ultimo, ovviamente, abbiamo la presenza, l'abbiamo detto prima, ma lo vedremo dopo, in particolare dei servizi segreti americani. La CIA era al corrente di questo tentativo di colpo di Stato. Molto probabilmente una delle tante ipotesi che si fa, perché ad oggi, comunque a distanza di tantissimi anni, non sappiamo ancora in realtà quale è il vero motivo per la quale Junio Valerio Borghese dà il dietro fronte. Una delle tante ipotesi che si fa è proprio che siano stati gli stessi americani che, tutto sommato, pur avendogli dato un appoggio condizionato al fatto, e qua l'abbiamo, come dire, sistemato con la sua figura di Andreotti, insomma, gli americani avrebbero avallato questo tentativo di colpo di Stato se il presidente del nuovo consiglio, di questo nuovo governo dell'ordine, sarebbe stato, come dire, Giulio Andreotti, questo, come dire, persona di garanzia per gli americani. Tuttavia, di certo sappiamo una cosa, che gli americani sapevano, e gli americani ovviamente danno l'avallo, perché siamo nel 70, quindi, come dire, in piena guerra fredda, tra l'altro forse in uno degli archi temporali più tesi della guerra fredda. Siamo insomma, nel 70, ma usciamo dagli anni 60, che insomma, a partire dalla situazione dei missili a Cuba, insomma, riprende, diciamo, riprendono un po' le schermaglie in maniera, non so, in maniera abbastanza pesante. Sempre quella sera lì, tra i vari obiettivi che si avevano, oltre all'occupazione dei ministeri e della sede della RAI,
vi era anche quello di, come dire, di sequestrare il presidente della Repubblica. In quel momento era il socialdemocratico Saragat, comunque un uomo legato alla Resistenza. Di questo se ne sarebbe dovuto occupare, qua non l'ho messa, ma lo citiamo per dovere di cronaca, la P2 di Licio Gelli. Licio Gelli avrebbe dovuto intervenire in questo scenario qua proprio a riguardo del Presidente della Repubblica. Abbiamo messo in fondo che gli altri, come dire, Saragat quindi è uno delle vittime, delle eventuali vittime di questo colpo di Stato, ma tra le eventuali vittime del colpo di Stato abbiamo poi messo i simboli dei due principali partiti all'epoca di sinistra, quindi il Partito Socialista e il Partito Comunista. Perché? Perché questo nuovo governo dell'ordine di Unio Velero Borghese avrebbe dovuto estromettere dal Parlamento le sinistre e addirittura avrebbe dovuto, come dire, deportare vari esponenti sindacali e anche esponenti appunto politici di queste forze. Tra le varie riflessioni che dobbiamo fare, e passo alla seconda slide, quali erano appunto gli obiettivi del golpe? Quello appunto di probabilmente di obbligare lo Stato a emanare uno stato di emergenza, quindi dove i pieni poteri potevano essere esercitati a livello anche, come dire, militare su tutto lo Stato italiano, per instaurare uno stato dell'ordine. Quali sono le riflessioni che a me preme fare un attimino su questa cosa qua? Molto spesso si associa, come dire, Borghese, o comunque la figura mitologica di Borghese, l'estrema destra, come dire, ne fa un mito, insomma, di Borghese, è come se fosse un integerrimo fascista, o nazifascista, chiamatelo come volete. Ma in realtà questo colpo di Stato non è un colpo di Stato fatto per instaurare uno Stato, tradizionale, uno Stato fascista. Tutto questo si gioca sempre nell'ambito, tra virgolette, della democrazia liberale italiana. Qua si parla di instaurare uno stato dell'ordine, una sorta di... Oggi non fa clamore parlare di presidenzialismo, ma in realtà l'oggetto era quello lì. Dentro appunto la struttura, l'architettura di quello che era lo stato liberale italiano, comunque, che da sempre era uno stato liberale, capitalismo avanzato e tutto. Quindi sfatare un attimino il mito, molto spesso, come dire, si prende questo personaggio come se fosse il più integerrimo di tutti. In realtà è un personaggio che da subito nel dopoguerra, ma forse anche prima della guerra, diventa un filoatlantista incredibile. Tanto è vero che Jesus James Angleton, si affretta a salvargli la pelle per utilizzarlo appunto in queste nuove operazioni. E anche in questa nuova guerra che lui fa contro il comunismo nel dopoguerra è ovviamente una guerra di stampo atlantista e quindi di operazioni che vanno in favore del quadro atlantista anglo-americano della NATO, tanto per darci un'idea di sta cosa qua. Quindi bisogna un po' stare attenti anche molto spesso. Io, come dire, sorrido quando vedo che appunto anche nei nuovi gruppi neofascisti oggi questo personaggio viene presentato come il più integerrimo, come dire, la persona che come dire, si adegua in maniera più perfetta a portare avanti l'idea fascista. In realtà questi diventano solamente uno strumento, poi ne parleremo anche un attimino magari, ma diventano di fatto uno strumento in mano appunto dei servizi italiani piuttosto che della battaglia che appunto la NATO e gli americani intendevano fare contro l'Unione Sovietica. Diventano una pedina di fatto, diventano una pedina in mano di altri, altro che integerrimi personaggi che, come dire, portano avanti in maniera pulita, avanti appunto l'idea della rivoluzione fascista. Ma non è così per niente, e questo ne è un esempio. È un esempio come dire, in senso assoluto, secondo me, come dire, rispetto appunto alla figura di Junio Valerio Borghese. Faccio un ultimo inciso, poi inizieremo un attimo a dialogare. Finito questo golpe, di fatto Junio Valerio Borghese, su Valerio Borghese cala l'oscurità. Perché lui fuggirà in Spagna, poi ovviamente ci sarà
la morte, anche lì, come dire, una morte strana, circostanze un po' strane, sempre mai chiarite, si è sempre parlato di, come dire, anche di un eventuale complotto per, appunto, per assassinare il principe borghese, ma diciamo che questo tentato golpe alla fine diventa proprio l'ultimo atto di questo personaggio, che comunque è un personaggio sicuramente importante da studiare, un personaggio di primo piano. Molto spesso, secondo me, anche durante il periodo quando si parla di, appunto, sia della guerra, della seconda guerra mondiale e poi della resistenza, si parla poco di cosa è stata in realtà la decima masse, di quello che ha sviluppato, poi vediamo probabilmente di cosa ha fatto anche dopo. E questo è uno dei casi eclatanti di cosa fa. Ma vorrei da subito fare intervenire Massimo, perché ne parlavo prima un po' fuori diretta con Raffa. Quando si parla ovviamente dei golpe, dei tentativi di golpe, va da sé che la benzina da mettere nel motore dei golpe sono i soldi. E quindi anche in questo caso il camerata borghese cerca di fare crowdfunding, come si dice oggi. Sì. Ti dico, te la butto lì, ti faccio entrare su sta cosa qua. Sì, allora, buonasera a tutti, spero che mi si senta bene. E sì, soprattutto è importantissimo quello che hai detto tu prima, che questo personaggio qua è un personaggio di cui un po' bisogna anche diffidare, perché poi diffidavano anche i suoi stessi camerata, no? Perché poi, come vediamo e come stavi dicendo anche tu, a parte che questa è un po' la sua ultima avventura. Nel senso che poi dopo questo praticamente scompare un po' dalle scene, anche perché viene accusato dalla sua stessa area di essersi appropriato dei soldi del golpe, di quei che sarebbero dovuti servire a finanziare il golpe, e di essersi insomma intascati in un'operazione abbastanza particolare, anche perché ricordiamo che lui è una persona, un borghese, sempre alla ricerca di soldi, perché comunque aveva una vita dispendiosa, doveva insomma mantenere la tenuta di famiglia, che ricordiamo che i borghesi sono una famiglia nobiliare molto importante, della cosiddetta nobiltà nera, che non è tanto nobiltà fascista, ma quanto nera, perché erano le vesti che gli aveva dato il Papa alla nobiltà, praticamente, che prestava servizio presso la corte papale, diciamo, e che erano rimasti fedeli al papato anche dopo l'instaurazione della Repubblica d'Italia, del Regno d'Italia, scusate, e della Breccia di Porta Pia. Per cui è una famiglia molto importante, però un livello di vita dispendioso, per cui lui praticamente diventa anche un po' attrattista per convenienza, diciamo, perché anche perché poi come ricollocarsi all'interno dell'Italia liberata non è molto facile, anche perché diciamo che tanti fascisti rimangono al loro posto, poi lui viene praticamente visto anche dagli americani, come stavi dicendo tu prima, come un baluardo della lotta all'anticomunismo, e succede che viene praticamente inglobato, viene salvato proprio anche dalla condanna a morte dagli angloamericani, viene inglobato in questa lotta all'anticomunismo, ma anche gli americani stessi, in delle note degli anni 50, diranno che è un personaggio da prendere un po' con le pinze, perché comunque è uno insomma che molto interessato ai soldi, che è diventato anche presidente dell'MSI, insomma, finché poi non ci fu la svolta che lo portò fuori, con cui riuscì e fondò il Fronte Nazionale. Per cui un personaggio da prendere molto con le pinze. Ricordiamo anche che noi abbiamo affrontato in una miniserie di podcast e libro a stella presenti su Spotify e su YouTube e su Amazon Music un po' la storia della decima massa, per cui lui già prima della fine della guerra aveva già preso contatti con gli americani per fermare l'avanzata dell'esercito slavo verso Trieste. Insomma, un personaggio che, appunto, come dicevi te, fa un po' un tour dell'Italia in cerca di soldi e va un po' sia a Roma, va a Viareggio, va a Firenze, e qual è lo schema di questa richiesta dei soldi? Tenta di proprio andare, di vendere, no? Proprio come farebbe un venditore, questo golpe, diciamo, questo progetto di golpe, dove un po' lui praticamente voleva far passare come finanziamento al suo partito il Fronte Nazionale, che sarebbe stato fondato poi nel 68, che sarebbe stato un po' la cornice, no? La scatola Grazie.
la scatola dentro qua ci sarebbe stato il golpe. E lui va a chiedere un po' soldi agli industriali, sia di Roma, mi sono degli industriali di che glielo danno, appunto come Landini, gli danno dei soldi, anche degli industriali del marmo, e già tutto questo si può ritrovare in alcune note della CIA disponibili grazie al FOIA, cioè ai Freedom of Information Act, che sono praticamente delle declassificazioni dei documenti in seguito a richieste pubbliche. E la CIA sapeva già tutto, la CIA sapeva già, poi magari ci torneremo poco, che già dal 51 Borghese stava ricostruendo la decima MAS. Per cui insomma c'è tutto un crescendo di iniziative. Questo golpe è un po' la sua ultima occasione, anche perché poi non era più un giovinciario borghese, per cui non è che si poteva buttare in tante altre avventure. E, per cui risale un po' la penisola, va a Viareggio, che è una città abbastanza legata al fascismo, che c'erano anche ex potenti fascisti che poi hanno prosperato in città, e poi viene a Genova, quello che abbiamo trattato anche nel numero del giornale, nel numero del Faro, il nostro giornale, che lo potete scaricare liberamente dal nostro sito, che poi sarà nella descrizione. E cosa succede? A Genova si incontra il 12 aprile del 69, nella villa di un armatore ligure dal bar, via Capo Santa Chiara, che praticamente è lì dove incontra dei potenti genovesi come quelli che aveva incontrato a Viareggio, come quelli che aveva incontrato a Roma, gente interessata a dargli i soldi praticamente, perché lui dice: se voi mi date i soldi io farò questo golpe, dove praticamente io vi assicuro che ci sono delle persone professioniste, militari professionisti, che prenderanno il potere, e ci sarà comunque un cambio di proprio di regime, di vita, nel senso che una delle ipotesi che questi industriali, che adesso andiamo a vedere, che gli danno i soldi, ha lo scopo di anche sedare un po' i scioperi, sedare un po' quei moti, quella insicurezza portata dalle lotte operaie, che dal loro punto di vista poteva minare le loro ricchezze. E chi è la villa di proprietà dell'industriale Guido Canale, via che sarà l'ambientazione di varie riunioni, ma Borghese partecipa soltanto alla prima. E viene portato dalla Spezia dall'avvocato Crio Meneghini, un avvocato spezzino vicino appunto sempre stato vicino ai fascisti e parente anche di Gianni Meneghini, sempre, che è sempre un altro avvocato. Poi praticamente chi ci incontra? Sì, ci sono pezzi abbastanza grossi, insomma, perché ci sono appunto l'armatore Camilleri Alberto della famiglia Camilleri, il presidente Gianluigi Gregorio Serra, c'è anche poi ad esempio Nicolò della Volta Cattaneo, un marchese, nobiltà nera di Torino, dicevamo appunto prima della nobiltà nera, che era a quei tempi nella società elettronica IBM, la famosa società di computer e di altro. Giacomo Berino è molto conosciuto a Genova perché è imprenditore di IRE e presidente dimissionario in quel momento, nel 69, della squadra di calcio del Genoa. Luigi Federini, ingegnere e direttore dell'Istituto Immobiliare Italiano, finanziere e proprietario di aree appunto dove poi nasceranno molti immobili genovesi. Giacomo Cambiaso, agente marittimo e factotum del suddetto Gianni Berino. Alberto Fiore, un altro personaggio molto interessante, gioielliere, proprietario della gioielleria Zaffe, e che era stato ex console della milizia e che si è anche arricchito in questo ruolo. Per cui, come vediamo, ci sono persone molto importanti. E che cosa succede? Luigi Federini viene insignito del titolo di praticamente potenziario della fiduciario della sede del Fronte Nazionale a Genova. Viene praticamente detto che Berino, Gianni Berino, avrebbe portato un po' di, cercato di fare un po' di proselitismo nel mondo dello sport, e viene affidato anche a due giovani fascisti l'ambito di cercare giovani affiliati. Per cui si voleva fare praticamente un gruppo Genova, un gruppo che poi partecipa effettivamente, noi non sappiamo i nomi di tutti quelli che sono andati giù a Genova, ma nella notte tra il 7 e l'8 dicembre a Roma erano operativi anche un gruppo chiamato Genova, per cui c'è anche un aspetto operativo di queste riunioni qua. Poi c'è un grosso interrogativo su quanti soldi prende effettivamente l'Unione Ovaio Borghese. C'è chi dice 700.000 lire che gli vengono dati a titolo di rimborso per il viaggio, perché
il disturbo di un'invoglia borghese si paga, e invece c'è chi dice che gli furono dati svariati decine di milioni. Questo non si sa, anche perché come facciamo a sapere queste cose che stiamo dicendo, anche perché erano riunioni segrete, sicuramente non aperte a tutti i riunioni nelle quali il numero era chiusissimo. Si sa perché a queste riunioni ci sono almeno due infiltrati, cioè un carabiniere che stenderà poi una famosa nota che viene mandata nei giorni successivi alla riunione alla divisione Pastrengo Milano e al comando di Torino, ma non viene fatta uscire. E come si fa a sapere di queste riunioni? Nel 71, 1971, uno dei fratelli Garrone praticamente denuncia il quotidiano Paese Sera per diffamazione, perché Paese Sera diceva che vi erano anche loro alla riunione. Sulla partecipazione del Garrone non vi è stata mai nessuna sicurezza, come quella del Piaggio, anche se fonti autorevoli dicono che fossero entrambe le famiglie favorevoli a un golpe per cui avrebbero finanziato anche loro Borghese. Viene fuori questa diciamo informativa dei carabinieri, e poi dopo altro tempo viene fuori un'altra informativa dei servizi di informazione e difesa, nel quale anche lì un altro informatore parla di queste riunioni, per cui vi fu anche un titolo di un articolo, di un gran bel articolo dell'Unità, che riportiamo integralmente nel numero del Faro su Golpe Borghese, che dice: i carabinieri sapevano, i giudici no. Per cui cioè sapevano un po' tutti, a parte i giudici che si sono preoccupati dei processi, a parte un po' società civile, diciamo, perché poi anche un'altra postilla che c'è da aggiungere all'introduzione molto esaustiva che hai fatto tu è che alcuni dirigenti del PC, del Partito Comunista Italiano e anche della FGC, cioè della Federazione Italiana dei Giovani Comunisti, non dominano nel proprio retto quella notte, cioè furono avvertiti di un possibile golpe, per cui anche la macchina del PC, un po' la macchina dei servizi segreti, diciamo, del PC funzionò molto bene, perché comunque furono avvertiti, e questo è un altro un po' mistero di questo golpe, perché tanta gente sapeva che si sarebbe svolto, per cui vi fu anche non era proprio un golpe segretissimo, ecco. E questi finanziamenti un po' si sapeva, perché poi qua in questo finanziamento anche del golpe è molto molto interessante, perché va a toccare uno schema che poi vedremo in altri fatti italiani, cioè i neofascisti che vengono usati come manovalanza, diciamo, no? Perché poi per fare appunto il golpe, in accordo con mafia, 'ndrangheta, Camorra, che erano anche loro presenti a Roma la notte del 7-8 dicembre, e servizi segreti che stanno un po' dietro a tutto. Nella puntata di Report del 2 gennaio scorso vi è di nuovo questo schema che si propone per le stragi del 92 e del 93 e per la trattativa Stato-mafia, per cui è abbastanza, diciamo, inquietante, ma anche un po' normale nelle ricerche che in queste modeste ricerche che facciamo noi, perché si vede questo schema, come poi Raffaele ha studiato, ha anche scritto il suo pezzo sui servizi segreti. I servizi segreti sono molto presenti, un po' come burattinai di vari gruppi neofascisti, con gli industriali finanziari. Questo schema lo vediamo anche nei moti di Reggio Calabria, sempre del 70. Lo vediamo in tante cose, lo vediamo questo schema di finanziamenti, manovalanza e regia occulta sotto, diciamo, un umbrello atlantista, questa regia che compie, che fa compiere questi accadimenti. Qua poi mi fermo dicendo che comunque questo golpe ha varie letture: un tentato golpe, un avvertimento, la cosa clamorosa che poi il 9 dicembre del 70 Unione Borghese sulla strada per la Spagna franchista, dove comunque è un po' il rifugio dei peccatori, i fascisti nostrani, perché anche delle chiaie ci andrà, e poi Borghese dove morirà, perché comunque non ti avrebbero mai stradato, ma neanche inquisito, molto probabilmente ti davano la mano e ti davano anche dei soldi nella Spagna franchista per sopravvivere. Unione Borghese dà questa intervista che ha un titolo curiosissimo sulla stampa: i deliri del principe nero, come già squalificare un po', no? Come a dire, vabbè, ma non si sapeva ancora niente del golpe, ma sai, sto poverino, insomma, delira, perché lui diceva che per far cambiare l'Italia, per far cambiare questa Italia intrisa di comunismo, lui diceva proprio che l'Italia ormai ha scelto il comunismo, per cui o scegliete il PC e sarete dominati da Mosca, o appunto scegliete questo
tipo di governo, perché lui anche nel programma che avrebbe dovuto leggere una volta preso il potere, proprio parla anche di apoliticità, cioè lui dice che il governo italiano sarà soltanto, che ha in mente lui, sarebbe soltanto un governo che lavorerebbe per il tricolore, per la patria, diciamo, per l'onore delle forze armate, queste cose qua. Non parla mai di fascismo, attenzione, anche dice ritorno ai Duce, magari Duce sono io, eccetera. No, no, lui dice proprio questa cosa qua. E dice che per cambiare, una delle frasi più curiose, che per cambiare volto a questa Italia poteva esserci la necessità di un golpe, ma anche no. Io trovo francamente clamoroso, poi ditemi anche la voce su questa intervista, proprio negli immediati, che nessuno sapeva niente, perché poi golpe esce tempo dopo, mesi dopo si sa del golpe. E questo che il giorno dopo è già intervistato a dire, ma no, vabbè, forse basta un golpe, forse sì, forse no, e poi scappa, anche perché ci sono dei suoi camerati che vorrebbero pigliarlo per la colotta e dire, senti un po', ma quei soldi che ti sei intascato dove sono? Infatti un evoio borghese morirà anche un po' maledetto dalla sua parte, eh? Cioè non è che muore, come diceva Alessandro, appunto, adesso c'è questa visione eroica. Tanti neofascisti, neonazisti hanno più una visione eroica della decima Mas, con tutto quello che comporta, tutto quello che si può discutere, ma di un evoio borghese tanti ancora anche nella sua area discutono la valenza di questo personaggio, e questo golpe gli ha portato forse più problemi che altro. Potrebbe essere stato usato un evoio borghese? Boh, vi lascio con questa domanda. Guarda, faccio una domanda a Rafa. Abbiamo parlato prima appunto di come lo stesso, cioè per intervenire un po' sul tuo argomento, quindi quello dei servizi segreti e il golpe borghese, ma da subito lo ha citato anche Massimo, cioè viene salvato Borghese di fatto dagli americani. Vai. Esatto, viene salvato proprio da James Jesus Angleton, che è il capo dell'OSS, che è diciamo l'antenato, il servizio segreto, l'Office Secret Service, che è l'antenato della CIA. Praticamente Jesus Angleton inizia la sua carriera subito nel dopoguerra, diventando nel 1947 il capo del controspionaggio americano in Italia, e dirige un po' tutte le operazioni. Tutto questo perché? Perché se andiamo a vedere, quando si parla di servizi segreti, di solito pensiamo ai servizi segreti che, insomma, non sono stati proprio limpidi nel difendere gli interessi nazionali, abbiamo visto nelle varie vicende, eccetera. Ma tutto questo è dovuto a una cosa particolare, soprattutto del dopoguerra. Noi siamo stati una nazione perdente nella Seconda Guerra Mondiale, e pertanto, finita la guerra, noi dovevamo, diciamo, rispettare un ordine sovranazionale, un interesse sovranazionale, che era praticamente quello della politica dei blocchi contrapposti tra Occidente e Unione Sovietica da una parte, e pertanto il nostro paese era condizionato tra questi due blocchi. I servizi segreti di vari paesi, in particolar modo americani, inglesi e poi russi dall'altra parte, hanno condizionato sia la politica, sia le scelte anche economiche del nostro paese dal dopoguerra a oggi. Come siamo arrivati a gestire Junio Valerio Borghese? Junio Valerio Borghese viene appunto portato, salvato dagli americani, da Jesus Angleton, appunto, dell'OSS, proprio dai partigiani, travestito, portato a Roma su una jeep con l'aiuto di un agente nostro del SID, Resio, che appunto collaborava con gli già allora con gli americani. Perché questa è una cosa interessante? È una cosa interessante perché Jesus James Angleton capì per primo che usando i fascisti avrebbe avuto un validissimo baluardo contro il comunismo in Italia, e controllando, diciamo, i movimenti fascisti avrebbe controllato la politica italiana.
questo era sempre più convinto, tant'è vero che oltre a Junio Valerio Borghese, in un dispaccio dell'OS che viene desecretato grazie a dei documenti desecretati dagli archivi nazionali americani del College Park, si vede un dispaccio in cui proprio si afferma che tutti i componenti della decima MAS abbiano un'impunità per tutti i reati commessi durante appunto le loro attività, in modo da poterle usufruire, perché sono delle, diciamo, dei personaggi che possono essere utili soprattutto nel campo militare della Marina America, della Marina militare. Tutto questo perché Jesus Angleton era sempre più convinto che parlare anche con i neofascisti sarebbe stato il modo migliore per controllare la politica italiana. Tutto questo però bisogna partire ancora al tempo, diciamo, della resistenza, perché non sono solo stati gli americani a condizionare la vita nel nostro paese, le scelte politiche che poi porteranno appunto a episodi come questi del golpe borghese. Gli inglesi non sono da meno. Dai documenti desecretati sempre dagli archivi britannici del Kew Gardens, abbiamo due servizi che sono il SOE, il Secret Operation Executive, l'IRD, International Research Service, che hanno condizionato anche loro non solo le scelte politiche, ma anche economiche, perché l'Inghilterra era molto interessata alla strategia che portava avanti l'Italia, soprattutto con Enrico Mattei, sul discorso dell'approvvigionamento del petrolio nei paesi e negli stati arabi. Ma venendo, diciamo, a Junio Valerio Borghese. Junio Valerio Borghese, appunto con la sua idea di golpe, viene contattato dall'ambasciata americana viene portato all'ambasciata tramite il principe Odone Colonna, che era un vecchio fascista, diciamo di vecchia data, della capitale. Ma gli americani subito lo ascoltano, ma non è che gli danno molto interesse, mentre gli inglesi manovrano con un altro personaggio che è legato ancora prima alla resistenza, un certo Edgardo Sogno, che praticamente è diventato presto un agente del SOE, il Secret Operation Executive inglese, e tra l'altro, grazie ai dispacci che sono stati desecretati, il SOE ha tentato una delle operazioni più ardite nella resistenza, cioè quella di unire, sempre in funzione anticomunista, le brigate di eccellenza della decima MAS, di Junio Valerio Borghese, con le formazioni più partigiane, più anticomuniste. E questo l'ha tentato due volte, con Edgardo Sogno organizzando la cosiddetta Franchi, e poi successivamente in un secondo tempo, quando viene richiamato Edgardo Sogno perché era stato mandato via dopo alcune vicissitudini come ambasciatore, sempre come agente del SOE, per organizzarsi appunto per il golpe borghese e richiamare i commilitoni in modo da preparare un fronte unito e prepararsi a combattere eventualmente contro l'avanzata del PC in Italia. Diciamo che la CIA sapeva che Junio Valerio Borghese era stato contattato dagli inglesi tramite appunto questo, però lui aveva già mosso
le sue pedine. Infatti, un uomo della CIA, che poi diventerà uno dei bracci destri anche di Borghese per il golpe, è un certo medico Monti, un certo Monti, che avrà contatti con Junio Valerio Borghese e porterà a lui un altro personaggio che farà sempre parte di questa galassia che girava intorno a Borghese, un certo Otto Skorzeny. Un personaggio che apparteneva della Waffen-SS e fu anche il fiduciario di un servizio segreto tedesco, nazista, però nazista, molto efficace durante l'ultima parte della Seconda Guerra Mondiale, in funzione anticomunista e soprattutto anche lui era di quelli che considerava alla fine del colpo di Stato che il presidente fosse Giulio Andreotti. Come si muovono i servizi segreti durante il golpe borghese? Servizi segreti durante il golpe borghese sono, diciamo, quasi in attesa, perché tutto è pronto. I contatti con gli americani si hanno attraverso un certo Fenwick, che è il rappresentante presso l'ambasciata americana del Partito Repubblicano, molto vicino a Kissinger e Nixon, il quale fu anche poi uno dei finanziatori. Tutto è pronto per il colpo, nella notte sembra tutto a posto, quando improvvisamente c'è dietro fronte. C'è stato l'alter a Junio Valerio Borghese. Questo perché, da quello che si sa poco, l'ipotesi più probabile è che i servizi del PCI, tramite anche i servizi russi, ma però non ne siamo certi, perché purtroppo degli archivi russi non ne sappiamo niente, abbiano allertato anche il Cremlino gli americani, avendo intuito che la cosa poteva prendere una dimensione internazionale, abbiano stoppato proprio Gelli per non creare una situazione che già eravamo in guerra fredda, che avrebbe portato eventualmente a un altro conflitto. L'interessante cosa c'è? Che nel 74 c'è stato un documento segreto della Stasi che ricorda un po' che diciamo, il Partito Comunista, in particolare nelle regioni rosse, avevano già un sentore ed erano già pronti, perché diciamo, dal dopoguerra in poi, secondo la Stasi, secondo questo documento che è strettamente riservato, trovato sempre negli archivi della Stasi, le Regioni Rosse avevano sempre dei campi di addestramento per ex partigiani o per partigiani che nel caso di un colpo di Stato sarebbero stati pronti ad intervenire. E inoltre avevano dato un rapporto sui servizi e in particolar modo sul corpo dei carabinieri, che lo ritenevano molto vicino alla destra e ad eventualmente a dei futuri golpisti, in quanto molto addestrati e molto appoggiati, soprattutto anche da finanziatori e di imprenditori privati, eccetera. Quindi diciamo che il discorso dei servizi segreti è, diciamo, sempre nella linea dei trattati a cui l'Italia aveva aderito, cioè il trattato di pace del 47, in cui proprio l'Inghilterra aveva messo nero su bianco che l'Italia non era un paese co-belligerante, cioè che avrebbe combattuto con la resistenza a fianco agli alleati, ma come un paese sconfitto.
e quindi sottoposto alla legge dei vincitori. Non poteva avere una politica autonoma, non poteva avere un interesse economico nazionale, ma doveva soggiacere alle leggi imposte dal Trattato di pace del 47 e alle clausole dell'Alleanza Atlantica. Tutto questo ci fa pensare? Dimmi. No, niente, volevo chiedere poi un'altra cosa, concludi che poi volevo chiedere una cosa a Massimo. No, tutto questo ci fa pensare che praticamente le pedine che hanno mosso i servizi segreti nel golpe borghese sono state, oltre ai personaggi come Junio Valerio Borghese e altri personaggi che abbiamo visto, Otto Skorzeny, Mario Monti, eccetera, non solo, ecco, un'altra cosa che bisogna ricordare è che i servizi segreti deviati, cosiddetti, non sono deviati, ma sono, direi, condizionati, che per me sarebbe la parola più giusta, perché anche i nostri servizi segreti italiani sono stati fondati all'inizio, dal dopoguerra in poi, dagli americani, degli inglesi, a partire dal SIFA, poi fino ad arrivare giù, quando il SIFA è diventato SID, è stato messo l'ammiraglio Henke a comando del servizio italiano della difesa, proprio per tenere sotto scacco, sotto controllo tutta la situazione, in funzione sempre dell'anticomunismo. Questo. E c'è un'altra cosa importante da dire anche, che come avevi accennato tu e aveva accennato Massi, un'altra buona manovalanza oltre ai neofascisti è stata la criminalità organizzata, a partire dalla mafia, dalla 'ndrangheta. Infatti anche l'uccisione di Mauro De Mauro, il giornalista dell'Ora, che è avvenuta praticamente, se non sbaglio, il 26 settembre del 70, cioè 2 mesi prima del golpe borghese, ottobre, novembre, 3 mesi prima fa parte di questa cosa qua, perché Mauro De Mauro aveva avuto sentore che ci poteva essere un golpe e l'avrebbe pubblicato, ma gli è stato impedito perché appunto è stato rapito, ucciso, e tra l'altro di cui non si è ancora trovato il suo corpo. Quindi anche la mafia, l'ndrangheta fanno parte di quelle pedine mosse quando serve dai servizi segreti. Sì, a parte un piccolo lapsus in cui sei in corso, che hai detto Mario Monti, ma chiediamo scusa a Mario Monti, alcuni considerano Mario Monti di Borghese. No, io quello che volevo appunto chiedere a Massimo, che lei già introdotto te, cioè questo percorso, cioè il 1970, in quel momento lì, questo colpo di Stato quasi sembra un punto di arrivo di un percorso lungo, molto lungo, che parte sicuramente in Sicilia nel dopoguerra. Portella della Ginestra, io a tutto tondo la inserisco dentro la strategia della tensione. Sicuramente, e anzi io andrei ancora più indietro, perché poi la vera strategia della tensione, se così possiamo chiamare, che è anche un termine che a me sinceramente non mi faccia impazzire, però rende bene l'idea, perché strategia della tensione è stata comunque tirata fuori da un giornalista inglese all'indomani della strage di Piazza Fontana, per cui mi sta un po' anche lì di condizionamento, però rende bene l'idea. E sì, ma io daterei ancora indietro a quando gli americani arrivano in Sicilia, avendola liberata, che anche lì potremmo discutere per ore su questa cosa qua, e fanno accordi con la mafia locale, per cui praticamente con uno dei boss, il boss dei boss, uno dei più importanti, che è una figura di cui si discute pochissimo, che è Vito Guarasi, che poi rimarrà anche intrecciato, coinvolto nella vicenda di
della morte di Enrico Mattei, perché ricordiamoci che in questa vicenda del golpe borghese, poi come dicevi tu, c'è tutto un c'è anche un passato di personaggi che spuntano, ritornano. Sì, sì, ma sicuramente con questo accordo con la mafia si proprio si imprime una decisa via allo Stato che poi sarebbe stato lo Stato italiano, diciamo, no? La Repubblica Italiana, sia per quello che diceva Raffaele, che la decisione che gli inglesi ci avrebbero volentieri piallato, invece gli americani, insomma, tentano di trovare un po' un compromesso e ci riescono, ma comunque comandando, e in questo senso con la mafia. E cosa succede? Quello che dicevi tu, poi, a Portare della Ginestra, che è a tutti gli effetti uno degli accadimenti che possono essere accomunati anche ad altri futuri, è un pochettino l'inizio, anche se c'era già stato c'erano già state molte altre cose, come appunto anche i problemi a Trieste, diciamo, che erano trattati anche nel podcast su Gradio, cioè problemi al confine con la Jugoslavia, ma a Portare della Ginestra c'è una strage compiuta da fascisti e da americani, servizi segreti, insomma, Stato, burattiani e burattini, insomma, è sempre Stato, servizi segreti, mafiosi, per cui poi andiamo avanti e da lì possiamo andare avanti per tantissimo. Sì, diciamo che c'è questa collaborazione, poi in realtà in varie fasi, come dire, cambiano un pochettino il ruolo che questi svolgono, perché mentre lì, come dire, c'è un connubio, quindi, che però ritroviamo, se vuoi, come dicevi te, tra fascisti, perché ricordiamo anche che, cioè, molto spesso Salvatore Giuliano, la Ginestra, viene identificato al bandito Giuliano, il fascista Giuliano, sarebbe giusto dire, esatto. Perché questo era questo, Giuliano, a Portella della Ginestra. Nel 70, nel golpe borghese, noi invece troviamo questi dialoghi, come dire, che più volte Borghese scende, sia in Calabria che in Sicilia, per appunto chiedere alla malavita locale, come dire, l'appoggio al golpe per il controllo del territorio in cambio di revisione di alcuni processi all'epoca. Che poi, cioè, esatto, che poi è... Sì. E poi, se posso aggiungere una cosa, a proposito di questo, già il SOE nel 43 aveva delle basi proprio giù nel meridione, cioè a Bari, a Brindisi, a Monopoli, a Mola di Bari, a Torre di Mare. Quindi già allora il SOE si manovrava con gli elementi locali, mafiosi, indranghettisti, per crearsi un suo feudo, ecco. Questi gli inglesi. Tra l'altro, cosa interessante, sì, che sì, hai tirato su, scusami, con Salvatore Giuliano, che Salvatore Giuliano è anche un separatista. Attenzione, perché questa cosa qua del separatismo, sì, siciliano ritornerà anche attualmente nelle indagini che ci sono sulla trattativa Stato-Mafia, con le leghe meridionali, con la Lega Meridionale di Stefano Delle Chiare, che è di Avanguardia Nazionale, con altri politici e con altri mafiosi. Perché nella mente di Salvatore Giuliano, come anche di tanti altri, perché questa cosa è un altro aspetto della nostra storia, il separatismo siciliano, che non è stato studiato, a un certo punto anche gli americani volevano fare la Sicilia uno stato praticamente americano, cioè un altro stato americano oltreoceano, o comunque uno stato a sé stante fuori dall'Italia, e guarda caso con Casinò, eccetera, che è una storia che ricorda molto quella di Cuba precastrista, cioè quella di Casinò, quella di praticamente un Porto Franco, quella che poi un po' in parte hanno con Las Vegas, che è stata costruita dalla mafia americana e anche italoamericana. La Sicilia, secondo anche i piani di Salvatore Giuliano, sarebbe dovuta essere come una Svizzera, diciamo, no? Cosa che poi succede con Malta, ma questo è un altro discorso, però è anche questa cosa molto interessante, che poi Salvatore Giuliano viene ucciso anche dallo Stato, proprio in costanze mai chiarite, per cui c'è tutto un po' cose che tornano anche con l'attuale trattativa Stato-Mafia, con le attuali indagini sulla trattativa Stato-Mafia. E quello che hai detto tu, praticamente scambiavano favori, diciamo, no? È quello che ha parlato anche Scarpinato, il magistrato, all'ultima trasmissione di Repubblica, cioè alla penultima, il 2 gennaio, dicendo che
adesso con l'attuale legislazione attuata dagli ultimi governi, praticamente chi collabora deve dichiarare i suoi beni, e quindi chi non collabora no, ma può usufruire dei stessi sconti di pena. Per cui siamo poi arrivati alla chiusura del CER, no? Con questo famoso 41 bis che è stato tanto discusso, che appunto ha anche condotto la mafia a trattare con lo Stato, o lo Stato a trattare con la mafia, perché qua poi anche gli anni 90 saranno un bel campo di studio, sarebbe. Comunque, un'altra cosa ci chiedere, intervieni pure, poi facciamo un'altra domanda. No, sì. Comunque quello che volevo sottolineare è che appunto i servizi inglesi e americani sono sempre andati così d'accordo, diciamo, nel dopoguerra, anche perché diciamo che Jesus James Angleton, che era quello dell'OSS, ha avuto come maestri gli inglesi, cioè ha avuto Nick Pearson, Dick White e Webby, che erano praticamente i suoi maestri, che erano dei capi del controspionaggio a Londra. Quindi il legame con gli americani nel dopoguerra è stato molto stretto. È per questo che anche non si sono più di tanto scontrati col sole, perché l'Inghilterra da una parte voleva difendere i suoi interessi nazionali, soprattutto per il discorso dell'approvvigionamento del petrolio. Gli americani invece gli interessava fare la barriera contro il comunismo, contro la, diciamo, che di là c'era Tito e la Jugoslavia. Volevo farti un'altra di nuovo domanda, Massi, in merito ai finanziamenti del colpo di Stato. Non so se riuscirai a darmi una risposta, ma io te la faccio lo stesso. Se non mi ricordo male, il principe Junio Valerio Borghese, a metà degli anni 60, era stato coinvolto nel crack di una banca, di una piccola banca. Banca di credito commerciale, certo, era presidente. Sì. Secondo me questo crack, come dire, era pro golpe già? Ma sicuramente era pro borghese, nel senso che lui venne messo lì un po' a titolo di onorificenza, ma comunque si intascò anche dei bei soldi. Potrebbe essere stato anche pro golpe. Pensa che pulirono dei soldi di anche dittatori sudamericani, come Trujillo del San Salvador, insomma, pulirono soldi appunto di... Era una banca che poi ci fu il tentativo di salvataggio di questa banca da parte di un certo Michele Sindona, per cui per dirvi un po' l'ambiente in cui viaggiavamo a quei tempi. E furono acquistati anche dei treni vicino a Genova Nell, insomma, vicino appunto nella nostra città. Eh sì, potrebbe essere stato pro golpe, sicuramente. Però poi era tutta gente che, come dicevi tu anche prima, questi poi ci avevano sempre rotto una conto, eh. Non tutti, ma Borghese sicuramente sì, perché poi lui fu anche inquisito per questo crack, per cui di questa banca, che era un po' un fantoccio. Per cui sì, la tua domanda sicuramente non ha sicurezza storica né giuridica, però sì, potrebbe assolutamente essere stato un golpe, insomma. Ma sai, Borghese un po' vendeva anche un marchio, no? Lui era proprietario un po' di un marchio, di questa decima massa che ha scelto dopo l'8 settembre del 43 la strada dell'onore, schierandosi con i nazisti, a cui aveva dato la parola di combattere, e lui vendeva un po' marchio, per cui sì, questa banca assolutamente sì, poteva essere un qualcosa proprio dell'artico a golpe. Comunque furono operazioni tutte di riciclaggio, anche lì con personaggi strani, insomma tutto molto nebuloso, ecco. Peraltro le stesse vicissitudini del fronte nazionale, secondo me, e te lo chiedo di nuovo a te, si portano anche dietro un po' di scie di sangue interno al fronte nazionale, perché anche lì, se non mi ricordo male, tale Armando Calzolari, che sì, non mi ricordo se era il tesoriere, c'è, cioè, questa morte strana quella mattina di Natale, che lui, portando fuori il cane, sparisce, cioè poi viene trovato morto col cane. A parte che tanta gente è sparita con il cane in Italia, perché insomma sono sparite tanta gente con il cane, o anche il povero Mauro De Mauro, come diceva Raffaele, che è sparito sotto casa proprio, che è stato addirittura provato giudiziariamente che
aprendo il forno Provenzano e Mirina, insomma, neanche due personaggi proprio cioè grossi. Non, è stato indicato qualche luogo della possibile sepoltura di Mauro De Mauro, ma per chiudere il discorso su Mauro De Mauro ci fu Sciascia che scrisse una bellissima frase: Mauro De Mauro era l'uomo giusto, cioè disse la cosa giusta all'uomo sbagliato e disse la cosa sbagliata all'uomo giusto. Per cui, per chiudere Mauro De Mauro. Su Calciolai, sì, sicuramente, gli fu fatto sparire, poi, insomma, questo sapeva qualcosa, sapeva dei nomi, che infatti poi non sarebbe usciti che anni dopo, appunto, con il processo a Garrone. E non sono magari neanche usciti tutti i nomi, attenzione, perché poi sono usciti. Poi, sai, come dicevi tu, comunque nessuno ha mai sofferto condanne per questo golpe, che fu derubricato come golpe da operetta, che anche la Frena ha trattato con l'articolo sui processi, golpe da operetta, insomma, dei vecchietti che avevano sempre il braccio teso, e quel giorno lì si sono un po' più intesiti, perché pioveva, e hanno provato a fare questo golpe, ma finisce lì. Calzolai sicuramente è, penso, a memoria mia, forse l'unico che ci lascia la pelle in questa cosa qua. Poi vabbè, Borghese forse, ma sai, Borghese... Magari i borghesi l'hanno anche ucciso perché così si sono tolti un problema finanziario, perché questo continuava a chiedere soldi, per cui sicuramente è una morte strana per cirrosi epatica, cioè appunto problemi al fegato, insomma. Si sono fatte varie autopsie, però poi sai, comunque Borghese sicuramente qualche segreto nella tomba se l'ha portato. Sicuramente anche con chi ha collaborato, appunto come anche forse con l'affondamento della nave russa nel porto di Sebastopoli, della ricostituenda diceva Mas, ma poi sappiamo anche altre cose, adesso giusto una curiosità, due curiosità, poi io chiudo lì, ci furono appunto dei uomini deriti dalla decima Mas come Nino Buttazzoni che andarono ad addestrare le truppe d'élite della Marina israeliana, perché poi il mondo è un luogo bellissimo, no? Perché questi che rastrellavano gli ebrei con i nazisti, poi vanno a insegnare agli ebrei come ammazzare gli altri, nella fattispecie i palestinesi di solito, però vabbè, anche altra gente, però vanno appunto, cioè è incredibile che un fascista, cioè, ha scritto anche un libro Buttazzoni, è stato insignito di tutti gli onori dello Stato israeliano, per cui, e poi l'ultimo flash che volevo fare, che c'è anche nel numero del Faro, è sul nostro caro Gilberto Govi, attore di Arettare, che era un fervente sostenitore della decima Hamas e fervente fascista, che fece anche degli spettacoli dopo l'8 settembre 43 a Genova per raccogliere soldi per comprare un maiale, cioè un piccolo sommergibile alla decima Hamas, per cui anche vi furono anche adesioni, insomma, abbastanza importanti. Tutta gente che poi, come anche altri che hanno fatto parte della Repubblica Sociale, hanno vissuto tranquillamente nell'Italia del dopoguerra. Non vi è Solo più nulla. per fare una parentesi a quello che dicevi, come dire, noi siamo ovviamente siamo, il nostro lavoro di nucleo informazione resistente, il nostro collettivo, ovviamente siamo di Genova, quindi come dire, abbiamo fatto anche questa parentesi su questo personaggio che sempre viene, come dire, per carità, come ideografo dialettale, di rango, Esatto. però dire dal passato, da sapere quale sia il passato di questo personaggio, ecco. Tra l'altro, E scusa, dimmi. voglio aggiungere giusto un'ultima postilla su Govi. Tra l'altro, uno che ha, scusate il termine, ma che ha sfanculato pesantemente a Gilberto Govi durante la guerra è stato Eduardo De Filippo. Io questa non la sapevo, mi è stata letta da una ex studentessa di storia del teatro, ma che c'è proprio un carteggio in cui Govi scrive a De Filippo, perché De Filippo a un certo punto va via, perché non è fascista De Filippo, per cui va via perché comunque non ci voleva lavorare in Italia, e va in Argentina, no? Che praticamente era una piccola Italia all'epoca. E Govi dice perché, per come, dice, senti, io, tu sei così, io sono cos'ha, basta, siamo stati amici, ciao, tanti saluti. Insomma, è stato anche importante, e tra l'altro rivendica la cosa che io l'ho conosciuta, perché io non la sapevo, questa cosa qua, la venne a conoscenza anni fa perché Forza Nuova, nell'ambito Forza Nuova, sezione di Genova, in un anniversario della morte di Govi, adesso non mi ricordo quale fosse l'anniversario, il 50° della morte di Govi,
disse che appunto era un fascista, un fervente fascista, e che non capiva perché la giunta regionale non aveva fatto cenno al fascismo di Gopi. Ecco. Poi chiudo qua. No, invece, per tanto ci avviamo poi alla conclusione, e come dire, volevo fare ancora una domanda a Raffaele. Cioè, secondo me, qua lo abbiamo ripetuto in lungo e largo, ma forse ripeterlo ancora una volta, insomma, forse è giusto. L'Italia del dopoguerra, di fatto, non è una novità, è alla mercé dei servizi segreti altrui, cioè rispettando quello che è la divisione in blocchi uscita da Yalta, come dire, ancora forse paradossalmente, anche se oggi, come dire, non abbiamo più la divisione in blocchi, abbiamo ancora degli strascichi, se vogliamo, di quella cosa lì, però sicuramente in questo periodo, negli anni 70, proprio in pieno ritroviamo quello schema lì, ritroviamo quindi quel trattato, sì, internazionale vive in maniera esemplare in questo frangente. Sì, sì, esatto. Esatto, perché poi se andiamo a vedere i personaggi che si sono succeduti negli anni ai servizi segreti italiani, a cominciare dall'ammiraglio Henke, che era il consigliere di Stato, nel consigliere militare di Saragat, e che poi aveva stretti rapporti con i tip dei colonnelli greci, per poi continuare nell'ufficio degli affari riservati, che negli anni 70 arriva Elvio Catenacci, che era il questore di Padova e di Trento, quello che ha arruolato Delfo Zorzi come nelle attività anticomuniste. E non solo, è stato riconosciuto anche proprio da Amato, che Umberto D'Amato è stato forse il personaggio più, diciamo, più oscuro, diciamo, che ha avuto i legami tra i servizi italiani, la CIA e gli altri. Pertanto tutto il discorso fino a arrivare a Vito Miceli, che è il comandante dei carabinieri del SIOS, che è quello che è stato coinvolto proprio nel golpe borghese assieme a Gianadelio Maletti, tutti praticamente erano sottomessi ai servizi della CIA. Cioè non erano servizi deviati, erano servizi condizionati. Io dico sempre. Ma parte tutto anche dalla resistenza. Se andiamo a vedere dai dispacci del SOE, proprio per noi liguri, Edgardo Sogno aveva consigliato agli inglesi di non paracadutare beni e fornizioni alle brigate garibaldine ligui, proprio perché erano pervasi dai comandanti di estrazione comunista. Parte da lontano la storia. Sì, però vedi, io penso anche che quello che dici tu è giusto, cioè è giustissimo, correttissimo, però vedi, c'è anche un problema che cioè, secondo me la resistenza comunista, che poi Alessandro è quello che la conosce meglio fra noi tre, comunque sì, è anche un po' forse divisa in due, no? Cioè c'era chi proprio voleva lo Stato comunista, socialista, e chi invece avrebbe voluto soltanto liberare l'Italia, diciamo, no? Cioè così. E quello che era la paura, diciamo, ma no, cioè si sapeva già che comunque il vero nemico, secondo me, ma questo io ho sempre pensato, gli alleati lo sapevano già ancora quando c'era Hitler, che il vero nemico era Stalin. Perché Hitler, secondo me, per il regime nazista, per com'era, non sarebbe durato granché. Invece la Russia, e lo stiamo vedendo anche ai giorni nostri, è comunque un concorrente temibile, perché la Russia comunque appoggia, cioè anche forse usato un po' il comunismo, no? Passatemi questa visione, cioè capitemi, la Russia ha un po' usato il comunismo per imporsi, e anche al giorno d'oggi, insomma, ha tutto un gioco molto diverso, eccetera, per imporsi. E si sapeva già che sarebbero stati questi i veri nemici e non i nazisti, per cui si crea tutta questa rete, insomma, per non dare potere ai comunisti, che come gradio, come esercito di garanzia da una possibile invasione sovietica, secondo me
ci potrebbe anche stare in uno stato atlantista, non è, secondo me, sta roba sconvolgente. La roba sconvolgente è che da un certo punto in poi si è fatto tutto meno che cose democratiche, cioè con una parvenza, cioè c'è un po' un doppio, una doppia dimensione, no? C'è la dimensione che da 48, cioè la versione che da 48 con la Costituzione va tutto bene, siamo un paese democratico e via così, e c'è l'altra che invece sotterraneo, sì, come fosse un fiume sotterraneo, si continua a combattere una guerra civile che in verità secondo me non è mai finita, perché come si vede per questo golpe borghese, sono arrivati comunque dentro ai palazzi del potere, poi mettiamola come vuoi, sono stati fermati, sì, sì, tutto quello che vuoi, però c'erano, adesso fa anche ridere, però c'era la forestale che, però comunque la forestale era una forza della Repubblica, cioè queste certo, secondo me, le cose veramente sconvolgenti che sono successe in Italia, ad esempio, poi mi taccio, ma i carabinieri nei possibili tentati, pensati, progettati golpi ci sono sempre dal primo sempre, fino all'ultimo. Sì, sì, ma infatti è quello, cioè, che ho detto prima. Guarda, se vuoi ti leggo anche cosa diceva quel famoso dispaccio della Stasi sui carabinieri. L'incognita maggiore è rappresentata dalla polizia dell'esercito, unite influenti forze reazionarie all'interno del mondo politico e economico. In particolare attenzione va posta all'arma dei carabinieri, che sono protetti dai servizi ed è una truppa ben addestrata, forgiata militarmente, orientata a destra ed equipaggiata con armi da guerra. Ulteriori soggetti sensibili sarebbero le unità speciali, ecco, tipo, non so, la Folgore, eccetera, eccetera. Questo, la Stasi, è in un documento desecretato dai famosi archivi della Stasi nel 74, perciò le informazioni erano arrivate alla Stasi, certo, di come si muovevano i carabinieri con i servizi, eccetera, eccetera. Ma comunque, come sapete bene voi due, noi avevamo l'unica eccezione, forse vivente, dei carabinieri, che era il generale Bozzo, che comunque fu che anche tesserato per l'Ampipra, che è Niccolò Bozzo, che era uno che ha fatto scoprire tantissime trame dei carabinieri, perché diciamo tra l'altro adesso è uscita in questi giorni, ma ho molto paura di vederla, il nostro generale, che è una serie TV sul generale della Chiesa, che un'altra figura che ben si inserisce in questo contesto, perché dalla Chiesa, anche lui partecipato alla Resistenza, poi insomma, ecco, sì, partigiani bianchi, che insomma sono sempre stati un po', come Alessandro ben sa, che ne discutiamo a volte, partigiani bianchi sono un po' una razza esatto, ma diciamo che, diciamo, dal dopoguerra, gli americani, diciamo che i rossi li hanno sempre visti male, cioè loro di cacciarli via da qualche altra parte, me ne facevano di tutto, infatti davano a chi gli dava fedeltà, gli davano l'impunità. Abbiamo visto il Valerio Borghese, la Decima Massa, gli altri. Beh, ma ti davano anche i soldi, perché il piano Marshall, gli anticomunisti, i soldi non te li davano. Va bene, io, se Alessandro non ha altre domande... No, ancora, guarda, ancora una cosa ti volevo dire, anche che due, secondo me è una curiosità interessante, che avete parlato appunto della figura di Mauro De Mauro, perché noi poi nel lavoro che abbiamo fatto sul giornale l'abbiamo inserita in un'ipotesi, che devo dire la verità, molto spesso a me capita, come capiterà a voi, di ascoltare sicuramente storici, noi lo sappiamo, cioè Ricerche dal Basso, siamo, come dire, appassionati di storia, quindi molto spesso appunto gli storici, o comunque, come dire, che più è dentro di mestiere sull'analisi appunto di fatti di una certa portata, parla sempre dell'omicidio di Mauro De Mauro come di una come dire, di un intervento della mafia, insomma un regolamento di conti tra appunto un giornalista che avrebbe scritto qualcosa, come dire, urtando qualche costa mafiosa. Noi abbiamo fatto un'altra ipotesi, perché forse anche questo viene detto molto poco, ma Mauro De Mauro, appunto, prima di essere, come dire, un antifascista, poi nel dopoguerra e tutto, quindi scriva sicuramente un giornale progressista, che era L'Ora di Palermo e tutto, insomma, quindi era stato appunto un membro della Decima Massa,
giusto Massi, se non scavo, e non solo, non è a membro, oltre alla decima massa, non solo, ma fu anche vice questore nella Roma occupata dai nazisti, cioè un personaggio mica da ridere. Hai introdotto un tema che è veramente scottante, diciamo, perché poi è anche curioso, no, come la storia, perché poi nella famiglia c'è Tullio De Mauro, che è noto linguista, appartenente alla sinistra extraparlamentare, insomma, proprio due visioni opposte, ma che poi nell'Italia anche queste due visioni opposte poi alla fine tante volte coincidono, insomma, vabbè, è un po' un discorso scivoloso questo. Mauro De Mauro fu un fervente fascista fin dalla gioventù, appunto aderì entusiasticamente alla Repubblica Sociale Italiana, fu anche rinchiuso nel campo di concentramento di Coltano vicino a Pisa, dove c'erano i famosi Marò, che avrebbero dovuto essere sepolti su Manfredi secondo alcuni storici, ma per fortuna loro erano ancora viventi in quelli di Coltano, che è il principale campo di raccolta degli ex repubblichini nel nord Italia, nord e centro Italia. E Mauro De Mauro viene anche, se poi vediamo le foto, se voi vedete le foto, è un viso molto particolare, perché praticamente gli hanno fracassato la faccia in un pestaggio nell'immediato dopoguerra. Non si sa se i camerati, per un voltafaccia, che appunto, come dicevi tu, che poi va a scrivere Per Ora di Palermo, che non era certamente un giornale fascista, anzi, è un giornale di sinistra. E, appunto, vive questa dicotomia, chiama addirittura una sua figlia, Junia, in onore del comandante Borghese, e appunto quella tua ipotesi che tu stavi enunciando, hai anticipato, è molto suggestiva, cioè che lui, che viene incaricato dal regista, adesso non mi ricordo più chi fosse, De Rosi, adesso mi toglie il nome, Francesco Rosi, esatto, grazie mille, viene incaricato di fare ricerche per un film che Rosi avrebbe dovuto appunto girare su Enrico Mattei, sulla sua morte, che ricordiamo, da aereo che parte dalla Sicilia e poi esplode nel cielo di Bascapè, facendo la fortuna del contadino che vide la palla di fuoco, ma questa è un'altra storia. Appunto lui sparisce, viene fatto sparire perché sa del golpe imminente, sa qualcosa succederà, essendo lui comunque stato nella decima massa, essendo sicuramente ancora in contatto con quegli ambienti. Infatti, in seguito alla sua sparizione barra morte del 26 settembre del 1970, ricordiamo, nel giorno precedente del matrimonio di una figlia, che è una cosa che mi ha sempre fatto, insomma, pensare, e viene ritrovato nei cassetti della sua scrivania alla redazione dei giornali un bigliettino con scritto "Golpe continuato, uomini di poco conto, guerra a bassa intensità". Insomma, che sono frasi che descrivono perfettamente la situazione italiana del secondo dopoguerra. Per cui che lui non avesse capito qualcosa, e Sciascia ne parla, perché dice, ma non è che lui, e anche il suo collega, non è che lui avesse capito, sentito qualcosa del golpe e avesse detto questa cosa sbagliata sul golpe all'uomo giusto, cioè a qualcuno che vi ha coinvolto e che lo fa sparire. Perché nel processo c'è la sicurezza che Mauro De Mauro, quando viene preso da Provenzano Ina e altri sotto casa, che è anche incredibile come uno possa essere venuto preso sotto casa in pieno giorno, portato via e fatto sparire per un'eternità, è quasi sicuro che venga portato da qualcuno. Quel qualcuno potrebbe essere Vito Guarasi, o ha tradito Vito Guarasi, questo ex boss dei boss che è in contatto con gli americani. Sono tutte suggestioni, però Mauro De Mauro comunque sparisce per qualcosa, cioè non è che sparisce per un fatto di donne o per un fatto di debiti di gioco, sparisce per una di queste ragioni, che possono essere o il golpe borghese o la morte di Mattei, o queste due cose possono essere collegate, perché possono venire, possono essere coinvolte gli stessi personaggi in questi due avvenimenti. Bene, bene. Io, guarda, se siete d'accordo, insomma, chiuderei qua, siamo quasi, insomma, qui si va benissimo, 9:30, insomma, l'abbiamo tediato un po' tutto. Sì. Credo che un affresco di quello che è stato il golpe borghese l'abbiamo dato, soprattutto abbiamo cercato di, ripeto, non limitarci, come ora io ho fatto subito all'inizio, con una carrellata veloce per vedere un po' gli attori
sulla scena, forse sì, si poteva anche fare un po' più di cronaca di come si sono mosse le varie colonne per appunto l'eventuale occupazione alla RAI piuttosto che i ministeri e tutto, ma secondo me gli aspetti che abbiamo trattato sono molto più interessanti, perché fanno, ci fanno un po' anche un po' capire tanto la figura di Unio Valerio Borghese, cioè che, ripeto, secondo me tutt'altro che spesso quel fascista, come dire, integerrimo che vuol fare la rivoluzione fascista, no, si mette a servizio di degli americani, di fatto gli salvano la vita e poi lui debitore continua, e chissà che poi in tutto sommato non sia stato neanche un'imbeccata anche, perché come dice il buon Giannulli, il buon storico Giannulli, lui appunto parlando del colpo borghese spiega molto bene, lui la definisce alla spagnola un'intentona, quindi un tentativo che, cioè, in questo lui dice è riuscito il golpe borghese, perché doveva dare un segnale, perché si è fermato a un certo punto, perché in realtà poi il vero scopo era quello di dare un segnale, e in effetti il colpo di Stato il segnale lo dà, se era quello. E chissà che probabilmente, cioè, che possa anche essere che in realtà gli americani volessero proprio, come dire, creare questa situazione qua che poi si è venuta a creare. E quindi sì, insomma, abbiamo fatto... Vero. E anzi, oltre che un colpo così, non è che sia stato fatto anche per bruciare altri tentativi? Cioè, perché poi dopo, non è che poi... No, ma poi abbiamo anni dopo la Rosa dei Venti, insomma, cioè parliamo... Cioè, questo è un golpe di mezzo, diciamo, perché prima c'era stato il tentativo del piano solo. E tutti i tentativi, tra l'altro, poi, lo ripeto, ricordiamoci che per la giustizia italiana non è successo assolutamente niente, perché non c'è nessuno è stato, come dire, condannato per questa cosa qua. Quindi formalmente, cioè, il colpo di Stato c'è stato, il tentativo di colpo di Stato c'è stato, ma per lo Stato italiano non è successo assolutamente niente quella sera lì. Però abbiamo tutta una serie in quegli anni lì, in un quasi decennio, come dire, a metà degli anni 60, piano solo, e poi appunto il golpe borghese, il tentativo della Rosa dei Venti, insomma, o golpe bianco, quello che si, insomma, dove c'era di mezzo Vaticano, altri cose. Sono tre tentativi che molto probabilmente, perché no, può darsi che dovessero poi dare, come dire, un segnale in tutto quel periodo lì, che poi insomma i segnali ne sono arrivati, perché, come dire, nasce proprio, come dire, dalla fondazione del Fronte Nazionale nel 69, cioè della Piazza Fontana, insomma, e tutte le varie stragi che hanno insanguinato, insomma, l'Italia, che ormai sappiamo, come dire, lo schema l'abbiamo visto, lo ribadiamo anche un attimino, secondo me, anche per capire, cioè, come in realtà queste associazioni neofasciste, che sono tante nel nostro paese, e da prima abbiamo Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, e in ultimo in Arra anche, poi quando parliamo, ci avviciniamo alla strage di Bologna, insomma, è tutto, cioè, come queste in realtà, alla faccia della rivoluzione fascista, diventino poi il braccio operativo dei servizi di Federico Umberto D'Amato. E sembra quasi che cioè, il ruolo che si ritagliano poi alla fine sembra proprio essere quello lì. Ma anzi, neanche, esatto, neanche dello Stato, perché loro non vanno a servire lo Stato, vanno a servire qualche entità che non si capisce bene quale sia, perché poi comunque Umberto Federico D'Amato, che ne ha gestiti tanti, ma anche altri, a chi rispondevano veramente? Questo è il problema. Cioè, io vi lascio con questo esempio. Paolo Bellini, che era un neofascista, che partecipa molto probabilmente alla strage di Bologna, e che è la famosa faccia che la moglie riconosce nel famoso filmino del turista tedesco, mi sembra, di quella notte di quel giorno sul binario, o della sera prima, adesso non mi ricordo più, e poi è colui che va a trattare una fantasiosa restituzione di opere d'arte rubate presso i mafiosi durante le stragi del 92 e del 93. Cioè, insomma, non è roba da poco, questi personaggi cosa fanno. E Paolo Bellini, addirittura lo stesso figlio, a me mi ha molto impressionato in un documentario, lo definisce un killer. Cioè, come dicevi tu, Ari, cioè, questa gente è al servizio di cosa, di chi? Perché anche in Alpo hanno fatto delirio,
ancora maggiore rispetto ad altri gruppi in un tempo ravvicinato, ma come anche le Brigate Rosse Maltiane. Poi qua, secondo me c'è proprio un livello che sembra essere manovalanza e il braccio operativo, ok? Esatto. Ci sono altri personaggi delle chiaie, tanto per citarne uno che c'entra col golpe borghese, che proprio sembra che agiscano come agente di servizio segreto, cioè delle chiaie. Sì, tutto per ma la cosa pazzesca è che poi delle chiaie, secondo appunto anche le costruzioni fatte, va a cercare l'esplosivo per assaggi di capaci. Cioè, questa gente opera per un lasso di tempo grandissimo. Cioè, grandissimo. Incredibile appunto poi perché viene comunque, ma non soltanto protetta, proprio anche incaricata di fare cose. Perché sai, tu, lui quando va in Sud America, metti, rimaneva là, alla fine sai, come ha fatto anche gente di sinistra, Casimiri, cioè, insomma, rimani là, tenti di andare in uno stato dove non c'è estradizione, te la giochi un po'. Questo qua è stato là, poi è tornato e ne ha fatti di ogni. E faceva il suo blog fino alla sua morte, aveva la Guardia Nazionale ancora attiva negli anni 2000, insomma, so cosa... Cioè, cosa spero che un giorno magari si capisca chi c'era dietro tutto ciò, però è veramente un quadro. Io anche leggendo, adesso poi veramente mi taccio se non viene troppo lungo, leggendo anche su Gradio, gli eserciti anticomunisti in Italia, le formazioni paramilitari in Italia, cioè un numero incredibile. Cioè, anche la DC aveva svariate formazioni paramilitari, cioè c'è tutto un putpuri in Italia che veramente è incredibile. Cioè, io poi non so gli altri stati, ma in Italia non. Come dire, Chiai è una figura pazzesca, quasi affascinante nel suo, cioè, perché capisci, tu dici manovranza, giustamente, ma dire Chiai è sopra manovranza, del Chiai è uno. Sì, sì, no, ci due livelli, di manovranza, un livello di agente di servizio segreto, quindi che non trova fare azione. Quello che vogliono, fanno quello che vogliono, cioè è pazzesco anche come sì, poi... Sì, tengono coperture altissime. Questi servizi, comunque, questo come diceva anche Raffaele, questi non si sa se deviati, chi, quali servizi, perché poi anche io non si capisce niente, hanno partecipato alla strage di Capaci fregando la mafia quasi, perché comunque sì. Hanno potenziato l'esplosivo mettendoci l'esplosivo militare, ma come anche nelle stragi di Firenze del 92-93, eccetera. Cioè, pazzesco, è un livello veramente di sofisticazione. Che se poi pensiamo, comunque anche negli anni 90 c'è un grande cambiamento, Mani Pulite, io regrei anche Mani Pulite a tutto questo quadro, cioè questo quadro, e escono e vengono ritirati fuori dei personaggi che c'erano già negli anni 70, delle chiaie, Borghese no perché era morto, ma se no beh, compariva pure lui. I rapporti tra Berlusconi e la mafia. Certo, ma potremmo andare avanti, ma anche dicendo via. Andiamo avanti, eh. Ma, strage di Bologna, si sta indagando, ma fino avanti a Mambo sono liberi, eh? Eh sì, E non stiamo parlando di gente, delle chiaie, non temo di sbagliarmi, ma è molto nel suo letto, no? Mi sembra. Per cui, sì, insomma, sì. L'unico scemo, tra parentesi, in galera è Vincenzo Vinciguerra, perché ci è voluto rimanere lui, Perché ha detto, io no, sto qua, non mi fate sconti, se no usciva pure lui. E qua chiudo veramente. Va bene, guarda, io direi che possiamo chiudere qua, ringraziare che ci... Salutiamo tutti, grazie a voi. Puntato. E buonanotte a tutti. Diamo appuntamento poi a una prossima puntata che faremo, sempre legata al golpe borghese, perché poi noi trattiamo poi, come dire, abbiamo trattato anche delle altre sfumature rispetto appunto al golpe borghese, e trattiamo di due cantanti poi, sia Rino Gaetano che Luigi Tenco, perché comunque ci sono appunto delle suggestioni affascinanti per quanto riguarda molto, Rino Gaetano, canta nelle sue canzoni appunto del golpe della Forestale, quindi partendo da quello poi andiamo un po' a vedere anche appunto, racconta un po' quell'Italia lì nelle sue canzoni, sembra che poi molto spesso siano canzonette un po' leggere e con degli scioli lingua, in realtà gli scioli lingua le strofe della stessa canzone raccontano poi dei fatti che sono veramente accaduti in Italia, mentre per Luigi Tenco anche lì andiamo, come dire, a vedere come quella che viene passato per il suicidio di Luigi Tenco in realtà sia ormai chiaro che sia un omicidio,
E quali implicazioni, appunto, Luigi? Ecco, ci sono, abbiamo trovato appunto molte, come dire, molte implicazioni, ecco, e agganci con col golpe borghese. Niente, chiudo qua. Allora, vi ringrazio ancora tutte e due e grazie, do l'appuntamento. Prossimamente, nelle prossime settimane, faremo appunto questa nuova trasmissione, insomma, nuova puntata sul golpe borghese per chiudere il quadro su questa importante vicenda del dopoguerra italiano. Grazie a tutti e alla prossima.